Futuro Florim è quindi assicurato, ci sono i figli, ci sono i nipoti. Poi io quando faccio queste domande sembra che voglia mandare in pensione qualcuno. Non è così. Claudio, il dottor Claudio Lucchese avrà ancora 20 anni davanti a sé buoni per continuare a capo della sua azienda. Andiamo con le news. Proseguiamo con una notizia che dovrebbe far piacere perché secondo i dati CERVED, che è un organismo che si occupa di quello che riguarda le aziende, sono diminuiti i tempi di pagamento tra le aziende in questo 2014. Eravamo arrivati a cifre preoccupanti e tragiche, siamo arrivati a 77,5 giorni, che sono comunque tantissimi, ma sono calati quasi di 4 giorni rispetto al 2013. Beh, La nota 70 giorni non sono tanti, eh. Ci sono aziende che pagano anche a 150, 180 e il settore ceramico ne sa qualcosa. Dolente restano i pagamenti della pubblica amministrazione, lì non c'è niente da fare. Purtroppo non li posso risolvere io, non li puoi risolvere tu, ma li può risolvere il nostro governo. E torniamo al fine e non al mezzo della nostra politica. Possiamo venire alla ceramica per trattare un argomento che so ti è molto caro. Purtroppo è una scomparsa quella di cui sto per parlarti ed è quella di Franco Braglia, che fu un partigiano, fu un politico, ma fu anche e soprattutto un manager in ceramica. Tu ne sai molto più di me. Ma è un vero piacere ricordare il cavalier Franco Braglia, che è nato a Castellarano nel 1921, quindi si è spento qualche settimana fa all'età di 93 anni. È un piacere ricordarlo perché il cavalier Franco Braglia è stato un'istituzione nel nostro territorio, prima un'istituzione bancaria, credo che sia stato uno dei primi direttori di banca del nostro Banca territorio. Agricola di Castellarano. Banca Agricola di Castellarano, è stato il primo segretario della Democrazia Cristiana del nostro distretto ceramico, è stato un imprenditore ceramico, è stato socio nel gruppo Ceramiche Iris, pensa che ha avuto anche l'onore o l'onere di avermi assunto, di avermi dato il mio primo lavoro dopo gli studi proprio presso il gruppo Ceramiche Iris, una persona molto cordiale, una persona molto educata, molto gentile e di questi tempi in cui la gentilezza, la cordialità, insomma, vengono sempre più a meno, è una perdita importante ed è un piacere per me ricordarlo proprio all'interno del mio programma. Insomma, la ceramica ha perso un altro gentiluomo. La ceramica ha perso sicuramente un altro gentiluomo. Veniamo al prossimo servizio che riguarda la tagina, ma in realtà ci porta molto lontano dall'Italia. Ci porta alla Cina perché c'è questa iniziativa tutta umbra che porta alcune aziende di questa regione a tentare un successo del tutto cinese. Hanno aperto Casa Umbria proprio nel cuore della Cina. Vediamo. Faremo la presentazione ufficiale a Shanghai di questo progetto che è già stato presentato alla stampa durante il Salone del Mobile nello scorso, in questi giorni e ha avuto, diciamo, una grande risonanza. In cosa consiste? Ma diciamo che è un percorso che è partito un anno e mezzo fa, coinvolgendo principalmente tre aziende umbre. Costituiti i NATI, un'associazione di impresa abbiamo fatto e abbiamo avuto la partnership del centro Estoro Umbro, per cui il progetto prevede la realizzazione di uno showroom permanente per 3 anni, per i primi 3 anni, uno showroom permanente dove esporre i prodotti. E naturalmente sarà poi successivamente aperto anche ad altre realtà umbre diverse da quello che può essere il settore della casa, che può essere magari l'enogastronomia, il cashmere, il legno o qualsiasi altra cosa, i mobili o qualsiasi altra cosa. Questo diciamo che lo dico con grande soddisfazione e con la punta di orgoglio, che credo che sia uno dei pochi, se non l'unico, progetto realizzato tra pubblico e privato in Italia. Quindi piastrelle e... Allora, noi siamo piastrelle, Listone Giordano per quanto riguarda il legno,
e poi c'è Talenti, che è un'azienda di mobili da esterno. Queste sono le tre aziende che esporranno prevalentemente e in maniera definitiva a Shanghai, in questo spazio che verrà chiamato Casa Umbria, in un centro commerciale dedicato che si chiama Wending Plaza. È una cosa, una struttura molto, molto interessante e diciamo di sicuro effetto. A proposito di Cina, Roberto, tu sei stato qualche settimana fa a Guangzhou per la fiera delle macchine per ceramica. Nel sud della Cina si mangia malissimo. Beh, questa è la classica osservazione. C'è un'aria inquinatissima, non c'è un uccello a pagarlo a peso d'oro. Non vedi un passerotto, non vedi un merlo, non vedi una colomba, una tortora. È il girone dantesco dell'inferno. Però gli affari si fanno lì. E a tal proposito ho colto l'occasione per incontrare un professore universitario, l'equivalente del nostro professor Tiziano Bursi, cioè spesso ha studiato la ceramica cinese e lo abbiamo stuzzicato per capire quali sono i numeri reali legati alla produzione di piastrelle cinesi. Lo vediamo insieme. I cinesi producono 9 miliardi di metri quadri di piastrelle all'anno. La produzione ceramica in Cina avviene in molte province e non solo a Foshan. La produzione più elevata di piastrelle avviene a Guangdu, in particolare a Huasa. La seconda è Fujian, seguita da Shandong. Seguono le province di Jiangxi e Liaoning. Attualmente in Cina ci sono circa 400 fabbriche di piastrelle. Nel 2014 la produzione ha riscontrato un leggero calo. Ciò è dovuto al fatto che l'economia cinese cresce meno di prima. Anche in Cina le tasse sono abbastanza elevate e molte fabbriche non riescono a pagarle. Il costo di un operaio in Cina è più basso rispetto al costo di un operaio in Europa o in America. Un operaio viene pagato $400-500 al mese. Non so se sia un bene per la Cina esportare piastrelle. La maggior parte dei paesi dell'Unione Europea deve pagare tasse elevate di antidumping sulle piastrelle cinesi importate. Nel nostro paese le piastrelle sono molto più economiche senza le tasse dell'antidumping. In Cina gli investimenti nel mondo delle costruzioni hanno subito una leggera crisi, ma ciò è dovuto al fatto che l'intero mercato è in crisi. Beh, direi che è tutto anche per oggi. Ricordiamo Daniele, anzi ricordalo tu, la nostra web TV, perché ci accompagnerà per tutto il periodo estivo unitamente al canale satellitare. La web TV la trovate all'indirizzo www.ceramicandainternational.com. Se volete invece rivedere questa puntata potete farlo su www.tgarchitettura.com. Non dimenticate poi i nostri, diciamo così, le nostre creature editoriali, ovvero Il Distretto, in edicola la prossima settimana, sabato, e Ceramicanda. Questa è la penultima puntata. Noi ci rivedremo ancora su queste reti la prossima settimana. L'idea dello studio televisivo rimane questa. Saremo sempre di nuovo io e Daniela a tenervi compagnia. Con quali servizi? Parleremo dei dati statistici di Confindustria Ceramica. Avremo anche un ospite illustre, sto parlando di Angelo Panebianco, che incontreremo nei prossimi giorni qua nel distretto. Nel distretto ceramico in occasione del premio Cirillo Mussini. Cirillo Mussini. Ma poi ci sarà spazio anche per la Formula 1, o meglio, per la Toro Rossa. So che tu sei stata a realizzare un servizio per Ceramiche del Conca. Sì, in Toro Rosso, ex Minardi, in quel di Faenza, un'esperienza interessante. Insomma, non abbandonateci, c'è ancora una settimana, poi però chiudiamo per ferie e manteniamo vivi soltanto il canale satellitare e la nostra web TV www.ceramicandainternational.com. Da Roberto Caroli e Daniela D'Angeli. Grazie. Tutto.